Buonasera, è un momento in cui ci sono un po' qua, un po' là per il mondo dei grandi avvenimenti agonistici. Naturalmente intendiamo riferirci ai campionati del mondo di nuoto in svolgimento a Berlino, ai campionati mondiali di ciclismo della pista, pure in Germania, Monaco di Baviera, che avranno questa sera la loro conclusione, e tutto sommato anche al calcio di casa nostra, che sta lentamente andando verso i primi impegni ufficiali attraverso una serie di amichevoli anche abbastanza interessanti. Vi ricordo che domenica prossima ci sarà la prima partita di Coppa Italia e anche la schedina Totocalcio numero 1. Cominciamo però con i nostri servizi, possono partire le immagini relative al servizio sui campionati del mondo di nuoto. Ieri una piccola delusione con Guarducci, vediamo come sono andate le cose. La prima giornata dei campionati mondiali di nuoto in programma a Berlino Ovest ha dato immediatamente precise indicazioni sui valori in campo. Gli americani hanno fatto incetta di medaglie d'oro, ne hanno conquistate 4 e per confermare la loro forza nelle specialità in cui hanno dominato si sono portati via anche le relative medaglie d'argento. I successi americani sono stati equamente distribuiti in 2 gare femminili e in 2 gare maschili. In campo femminile è stata la Calkins a compiere l'impresa più interessante sul piano tecnico perché ha stabilito il primato mondiale nei 200 misti, questa è la gara, davanti alla connazionale Pennington e soprattutto davanti alla fortissima tedesca dell'est Ulrike Tauber. Tracy Calkins, 15 anni di Nashville, soltanto pochi mesi fa andava in giro con una gamba ingessata per un incidente e ora è capace di vincere non solo i 200 misti ma anche di migliorare il primato mondiale davanti ad un'avversaria come la Pennington, anche lei scesa sotto il limite del precedente primato. L'altra vittoria americana in campo femminile è stata ottenuta dalla staffetta della 4% mista, gara in cui sono state superate le staffettiste della Germania Est e dell'Unione Sovietica. In campo maschile, nei 100 dorso, Jackson ha vinto in 56,33, un tempo molto vicino a quello che appartiene al grande Mattes. Con Jackson ha chiuso al secondo posto ancora un americano, Rocca. E doppietta anche nei 200 stile libero, che era la gara della nostra speranza, perché avevamo in acqua Marcello Guarducci. Questa è la gara e Guarducci è in quinta corsia. Ma il nostro rappresentante, dopo aver migliorato il primato italiano in batteria, non è andato altrettanto bene in questa prova decisiva, conclusa al quinto posto, che è piazzamento ragguardevole per chi non potrebbe pretendere di più. Questa giornata d'apertura non è stata molto positiva per i nostri colori e forse la principale delusione ci è venuta dal ranista Lalle, tagliato fuori dalla rosa dei più forti con l'undicesimo tempo. Notizie più confortanti nella pallanuoto. Dopo il pareggio di ieri con l'Unione Sovietica e la vittoria sull'Australia di sabato, oggi il Settebello ha battuto il Canada per 4-2 e si è qualificato per le semifinali. Nei tuffi, dopo 5 prove, Cagnotto è terzo e De Miro è settimo. Si avviano alla conclusione i mondiali di ciclismo su pista questa sera e in programma 3 titoli, nella velocità e nel mezzo fondo professionisti e nell'individuale dilettanti. Avremo nostri rappresentanti in tutte e tre le gare. Turrini, che è stato accoppiato in semifinale con il campione del mondo in carica, il fortissimo giapponese Nakano, nella velocità professionisti. Callari e Bincoletto nella individuale dilettanti, Pietro Algeri e Vicino nel mezzo fondo professionisti. Finora nel medagliere per noi, come sapete, c'è soltanto una piccola soddisfazione, la medaglia di bronzo conquistata nell'inseguimento femminile dalla sempre brava Luigina Bissoli. Chissà che stasera non ci scappi magari qualche altra briciola per noi. Sulla rete 1, nel corso del telegiornale della notte, vi proporremo alcune fasi della riunione conclusiva dei mondiali della pista di Monaco. Ma il ciclismo vive giorni di ansia e di attesa in vista di quella che sarà la prova più attesa, il campionato del mondo dei professionisti su strada in programma domenica prossima. Oggi si è svolta sulle strade lombarde la seconda prova del cosiddetto trittico di Lombardia, possono partire le immagini relative, si trattava della 32esima Coppa Agostoni dopo che ieri si era disputata la Trevalli. Oggi non sono partiti Moser, vincitore ieri, Fabbri, Battaglin, Visentini, Bitossi e Gimondi, vale a dire 6 tra i 15 selezionati dal commissario tecnico Alfredo Martini.
La Agostoni è stata, almeno nella parte iniziale, molto meno vivace e combattuta di quanto non sia stata la Trevalli ieri. Infatti fino alla scalata del Ghisallo i corridori sono rimasti praticamente tutti in gruppo e la media è risultata piuttosto bassa. Si è trattato insomma di una specie di passeggiata. D'altronde era anche comprensibile, dato che ieri i ciclisti avevano davvero faticato parecchio. Sulla linea del traguardo di Lissone, come vedremo tra poco nel corso della volata, è stato Saronni a rispondere al colpo di ieri di Moser con una risposta davvero perentoria. Ha vinto infatti Saronni, che come sapete è l'altro capitano designato della nostra nazionale che domenica prossima sul circuito del Nürburgring dovrà difendere la maglia di data di Francesco Moser. Ci sono state in questi giorni polemiche anche abbastanza accese per quelle che sono state le scelte del commissario tecnico Alfredo Martini, però di gara in gara si va facendo in tutti strada la convinzione che le scelte di Martini siano state indovinate, perché gli uomini prescelti dal CT sono tutti effettivamente in ottime condizioni di forma. Lo stesso Saronni che ieri, deluso anche dall'atteggiamento polemico di parte del pubblico nei suoi confronti, aveva abbandonato, quest'oggi ha dimostrato di aver recuperato pienamente la convinzione e il morale, cogliendo una vittoria davvero convincente. Dovremo vedere tra poco le immagini dello sprint conclusivo. Si sono presentati sulla linea del traguardo di Lissone, ecco appunto le immagini, 10 uomini: Saronni, Gavazzi, Baronchelli, Lualdi, De Vleming, Barone, Vittorio Algeri, Johansson, Panizza e Landoni. Lo sprint è stato estremamente acceso, ecco, vedete che viene lanciato immediatamente proprio all'ingresso della dirittura finale da parte di Saronni, che occupa la parte centrale della corsia stradale. Saronni sembra aver partita vinta, ma nel finale viene attaccato da Pierino Gavazzi, il campione d'Italia, riesce a mantenere un attimo proprio di vantaggio. Primo dunque Saronni in 5 ore 20 primi, alla media di 39,187, secondo Gavazzi. In questo gruppetto, come avete sentito, c'erano anche Baronchelli e c'era anche Panizza, oltre a Lualdi, vale a dire tutti selezionati dal commissario tecnico Alfredo Martini. Baronchelli conserva il primato nella speciale classifica del trittico lombardo, che si concluderà domani con la Coppa Agostoni, di cui proporremo una telecronaca intorno alle ore 18. E passiamo al calcio. Calcio che, come vi ho detto, sta diventando di giorno in giorno sempre più interessante. Questa sera, per esempio, a Lucca alle ore 21 c'è in programma la finale per il terzo e quarto posto del torneo del Tirreno tra l'Hertha di Berlino, che è stata battuta per 1-0 dall'Inter, e il Lanerossi Vicenza, che ieri è stata sconfitta per 1-2 dal Lanerossi Vicenza, nonostante un gol immancabile di Paolino Rossi. Finale a Lucca di questo torneo per il terzo e quarto posto questa sera a Lucca, e domani sera per il primo e secondo a Viareggio, sempre alle 21, tra l'Inter e la Fiorentina. A proposito della Nerossi Vicenza, c'è una notizia abbastanza confortante su quelle che sono le condizioni del libero dei vicentini Carrera, che era rimasto infortunato ieri, sembrava in un primo momento in modo abbastanza grave, poi invece il colpo ricevuto alla caviglia è risultato di entità piuttosto lieve, tanto che in 8-10 giorni egli potrà riuscire a scendere nuovamente in campo. Ma passiamo alle immagini e vediamo subito come si è comportata una delle squadre più attese, quasi una tradizione alla vigilia del campionato, la Juventus, che ha giocato a Bergamo. Possono partire le immagini. Juventus disinvolta e subito aggressiva, azione conclusa da Benetti e palla sull'eterno del palo nell'amichevole giocata a Bergamo contro l'Atalanta. 45 minuti di buon calcio di 8 degli 11 nazionali di Buenos Aires. Il gol è azzurro con colpo di testa di Bettega dopo interventi di Gentile e Benetti. 1-0 poco oltre il quarto d'ora. Il giudizio sulla squadra campione è senz'altro positivo, prendendo in esame il solo primo tempo, dato che i bianconeri hanno poco più di 3 settimane di preparazione. A buon punto anche l'Atalanta, che ha trovato probabilmente in Garritano l'uomo gol che le mancava. Il nerazzurro ha dato problemi a Morini e a Cucureddu. Zoff, dopo un primo intervento, ha dovuto raccogliere nella rete il pallone del pareggio di Garritano. Trapattoni, arrivato in tempo a Bergamo per l'inizio della partita, ha commentato la prova dei suoi giocatori, con riferimenti particolari a Gentile, schierato col numero 8, Furino e Boninsegna, gli esperti in lotta con la data di nascita. Direi che la partita è stata corretta, agonisticamente e spettacolarmente direi piacevole, no? Quindi il risultato mi sta bene, abbiamo avuto delle buone occasioni noi, ha avuto l'Atalanta delle azioni ficcanti, penetranti, veloci, che potevano anche, direi che tutto sommato il pari ci soddisfa. E mi interessava riproporre Gentile in questa posizione, in questo ruolo, perché in questo inizio di campionato lo sto proponendo lì e volevo
ancora oggi che assumesse più dimensioni e più posizione tattica. Direi proprio che ha fatto delle cose pregevoli, mi sembra che stia maturando anche sotto un aspetto tattico con una certa sicurezza e autorità del ruolo. E questa sera proprio in mancanza dei militari ho avuto modo di avere conferma di questa mia idea e di avere della gente a disposizione come Furino, come lo stesso Boninsegna, validissimi, sempre pronti a non alterare quella che è la fisionomia della squadra e anzi a dare un grosso apporto sia di esperienza che di valore tecnico. Numerose le sostituzioni nel secondo tempo, applausi a Causio in campo fino al termine, autore di qualche numero del suo repertorio argentino. Da segnalare anche la prova di Benetti, già in buone condizioni di forma. Il calcio argentino, dopo la vittoria dei mondiali, è richiesto in questa stagione in tutta Europa. I sudamericani hanno preso molto sul serio le loro tournée, con il risultato che qualche amichevole perde le sue caratteristiche. Abbiamo visto il lavoro dell'arbitro internazionale Riccardo Lattanzi sul campo di Perugia River Plate. Perugia attivissimo e vicino al gol con palla tirata sul palo da Speggiorin. Gli argentini, forti di cinque nazionali, Figliol, Passerella, Alonso, Ortiz e Lucche, hanno faticato a trovare varchi nel primo tempo quando il Perugia ha retto bene sul piano del ritmo. Prima del riposo, rete mancata da Bagni con tocco troppo debole e salvataggio sulla linea. Nella ripresa, i giocatori del River prendono gradualmente il sopravvento e per la difesa perugina comincia un faticoso lavoro davanti alla porta di Malizia. Argentini spesso in zona gol, vediamo un salvataggio di Della Martira su Lucche. Ma siamo ormai vicini alla prima segnatura. Cross di Saporiti e splendido tiro al volo di Lucche, 1-0 al decimo. Perugia in difficoltà e impreciso con Dal Fiume che spreca da pochi passi. Poco dopo la seconda rete. Regalo della difesa tra uno scambio di Mia Tua, la palla ai sui piedi di Saporiti che entra in porta con il pallone, 2-0. Su Perugia del dopo Rovellino comunque note positive. La squadra c'è. Al torneo internazionale di Ancona, il Bologna è stato battuto dalla formazione olandese del Roda per 2-1 dopo la disputa dei tempi supplementari. Il Roda è squadra di tutto rispetto che include nelle sue file anche nazionali olandesi che l'Italia ha avuto di fronte in Argentina. Il Bologna a sua volta non ha potuto contare sull'apporto pieno di Giuliano, poiché questa volta l'ex capitano del Napoli è stato controllato a vista da De Jong. Comunque i bolognesi hanno giocato per trovare l'intesa in tutti i reparti e questa volta si sono impegnati davvero a fondo, dato il valore dell'avversario. Sono andati in vantaggio dopo una lunga pressione in area olandese con una serie di tiri di Maselli e Vincenzi. Nel batti e ribatti si fa avanti Mastalli che scarta un avversario e infila la porta di Youngblood. Sul vantaggio, tuttavia, i bolognesi non insistono. Anzi, sono quelli del Roda a prendere in mano l'iniziativa portandosi verso la porta difesa da Zinetti con una serie di contropiedi. E non finisce il primo tempo che già raggiungono il pareggio. Su un errato passaggio di Paris al portiere ne approfitta Koster per segnare. Nel secondo tempo il risultato non cambia, anche se le due squadre vanno molto vicine al gol. Prima il Roda con Nanninga, che smorza di testa una palla davanti alla porta di Zinetti, ma Maselli riesce a salvare. Poi con Vincenzi prima e con Bordon sono i bolognesi a mettere in difficoltà Youngblood. Ma saranno necessari tempi supplementari per decidere del confronto e gli olandesi vincono con un gol guadagnato su rigore. Koster è messo a terra da Sali. Dagli 11 metri tira De Jong ed è 2-1. La Roma è ancora lontana dalla sua migliore condizione. Ha perso per 2-0 a Pescara, ma avrebbe potuto subire un punteggio ancora più pesante se la squadra abruzzese, che ha mantenuto l'iniziativa per tre quarti della partita, non avesse fallito almeno tre palle gol. Il gioco veloce del Pescara ha subito disorientato la Roma per l'occasione in maglia arancione e dopo 11 minuti gli abruzzesi sono passati in vantaggio. L'ala tattica Pavone, che risulterà uno dei migliori in campo, ha approfittato di un'indecisione tra Denadà e Chinellato e con un tiro angolato ha battuto Paolo Conti. La squadra giallorossa non ha avuto la forza di reagire ed è stato ancora il Pescara ad andare vicino al gol con Ferrari. Quando finalmente la Roma è riuscita ad imporre l'iniziativa, ha dimostrato i suoi limiti, una manovra troppo lenta ed elaborata che si sviluppa prevalentemente al centro e quasi mai sulle fasce laterali. Tutto ciò rende estremamente difficile il compito di Roberto Pruzzo, che viene servito poco e male. Il centravanti comunque è apparso in ripresa ed è questa forse l'unica nota positiva per i giallorossi.
In quelle rare occasioni in cui ha potuto usufruire di cross perfetti, infatti, Pruzzo è andato vicino al gol. Al 27esimo, su punizione di Boni, ha calciato bene a rete, ma la palla è stata respinta sulla linea da Pellegrini e sulla ribattuta il centravanti ha tirato fuori di poco. Al 29esimo, su cross di Di Bartolomei, ha girato di testa una spanna sopra la traversa. È stato questo il miglior momento della Roma, che ha sfiorato la segnatura ancora in due occasioni. Al 38esimo, quando il portiere pescarese Recchi è uscito alla disperata su Ugolotti, e al 43esimo, quando lo stesso estremo difensore ha respinto l'uno dopo l'altro tiri gol di Maggiora e di Denadai. Nella ripresa le due squadre hanno operato diversi cambiamenti e la Roma è calata di tono, mentre gli abruzzesi hanno imposto con autorità il forcing e sono andati più volte vicino al raddoppio. Poi al 30esimo è giunto il gol di Bertarelli, con una spettacolare girata sul passaggio di Pavone. La reazione giallorossa è stata confusa ed inconsistente. Il solo Pruzzo ha cercato di sfruttare i pochi ed imprecisi palloni alti che spiovevano in area di rigore, ma è stato preceduto dagli interventi acrobatici del portiere Recchi. Il Bari gioca d'anticipo, ha cominciato in campagna acquisti con una mezza dozzina di operazioni subito, in apertura di trattative, con la tempestività propria di una società che ha un preciso piano e il denaro per finanziarlo. Con Gaudino, La Torre, Bagnato, Manzin, Belluzzi e Petruzzelli, che si sono aggiunti a De Luca, Papadopoulo, Frappampina, Balestro, Punziano, Fasoli e Pellegrini, tutta gente, questi e quelli di prima, di considerevole reputazione, è stato il primo il Bari anche ad avviare il lavoro precampionato sotto la guida dell'allenatore Santececca. Vi siete mossi subito, Santececca, e vi siete mossi, possiamo dirlo, anche a scatola chiusa, vi siete mossi bene per potenziare la squadra laddove era carente l'anno scorso, a centrocampo cioè. Sì, diciamo che specialmente nell'ultima parte del campionato scorso ho cercato di individuare quali erano i punti negativi della squadra e una volta individuati ho avuto una società dietro le spalle che mi ha accontentato nel rimpiazzare questi uomini con degli elementi che avevo seguito durante l'anno. E allora Gesso e Lavagna, retrocediamo un pochettino, vediamo un po' come giocherà il Bari quest'anno. Ma come giocherà? È chiaro che io dico che la Lavagna è utile, i ragazzi già in linea generale sanno in che maniera debbono schierarsi il campo. Io però, specialmente da una certa zona del campo fino alla porta avversaria, faccio molto affidamento sull'estro e sulla fantasia di tre uomini che per noi quest'anno saranno fondamentali, come il Bagnato, il Pellegrini e più avanti di tutto il Gaudino. Vediamolo in campo? Sì, diciamo appunto che il Gaudino sarà la punta più avanzata, il Pellegrini giocherà una quindicina di metri dietro a Gaudino e il Bagnato fungerà da rifinitore, dovrà inserirsi nelle zone che rimarranno libere nel momento in cui Gaudino e Pellegrini si sposteranno dalla parte dove si troverà il pallone. Io oltretutto confido in una squadra che abbia delle distanze abbastanza corte mentre si muove in campo, cioè una squadra che sappia muoversi in pratica sia in fase difensiva che in fase offensiva in 30-40 metri. Le due punte di un Bari che, ragionando molto bene a centrocampo, dovrebbe segnare quest'anno molti gol. Gaudino, ex Milan, che effetto fa retrocedere, per così dire, da una grande di Serie A in Serie B? Beh, innanzitutto io non la considero una retrocessione il fatto che sia passato dal Milan al Bari. In quanto a Milano, d'accordo, ho fatto 10-12 partite, però non ero ancora, diciamo, si è arrivato ad una certa altezza, una certa maturazione. Livello, sì, una certa maturazione, parlando calcisticamente. Mentre qua a Bari ho la possibilità, diciamo così, di emergere maggiormente che pure a Milano stesso. Stefano Pellegrini, per distinguerlo da Claudio che gioca nel Napoli, una famiglia di calciatori e direi soprattutto di goleador. Diciamo che il vizio del gol abbiamo tutte e due e di conseguenza ci piace andare in porta, ci divertiamo così, insomma. Faranno difficoltà secondo lei Pellegrini a tenervi a lei e a Gaudino in campo i difensori avversari? Ma io spero di sì. Spero che tutte le difese che incontreremo quest'anno abbiano molte difficoltà e di conseguenza non dovrebbe avere beneficio il Bari. È un Bari molto chiacchierato, per così dire. È un Bari di cui si dice che ha fatto una campagna acquisti spettacolosa e che quindi miri molto in alto. Diciamo che la campagna acquisti del Bari è stata molto positiva. Ha preso dei giocatori validi sotto tutti i punti di vista. È chiaro che partiamo per fare un grosso campionato. Se poi verrà la Serie A, meglio ancora. E in un campionato lotteria come la Serie B, dove pensa di arrivare con questa squadra Santececca?
Ma diventa sempre difficile fare un pronostico, perché è chiaro che bisognerebbe conoscere a fondo tutte le altre squadre. Le altre squadre che al termine, specialmente alla chiusura delle liste, si sono rinforzate. Io dico che ci sono 7-8 squadre che così teoricamente sulla carta possono andare in A. Io credo che fra queste 7-8 squadre il Bari ci sia adesso e ci sarà anche nel corso del campionato. Il toscano Andrea Ceni ha vinto a San Pietro di Feletto presso Vittorio Veneto la quinta ed ultima prova del campionato italiano di Sidecar Cross, aggiudicandosi anche il titolo della difficile e spettacolare specialità. Alle due batterie della gara, riservata a moto sino a 1000 centimetri cubi, hanno partecipato 12 equipaggi. La lotta per il primo posto non è stata molto accanita per la defezione a causa di un guasto meccanico del capo classifica, il torinese Marcellino Baier. Ceni ha avuto come validi avversari soltanto il bolognese Giuseppe Beltrami e il piemontese Domenico Magnetti. Lo spettacolo non è comunque mancato in questo sport che è stato importato da noi, dalla Svezia, soltanto 6 anni fa. Il titolo italiano è stato assegnato ad Andrea Ceni con 121 punti. Al posto d'onore si è classificato con 92 punti Giuseppe Beltrami e al terzo, pur non avendo gareggiato, Marcellino Baier con 72 punti. A Cerrenova Costantica, spiaggia a pochi chilometri da Roma, si è svolta una manifestazione podistica per il primo trofeo Galatea, con la formula della marcia aperta a tutti, atleti e appassionati di ogni età. Per il trofeo Galatea i concorrenti erano stati suddivisi in due categorie, sbarramento l'età di 14 anni. Per i concorrenti dai 14 anni in poi era stato predisposto un percorso di 7 chilometri, per quelli al di sotto dei 14 anni il percorso sarebbe stato di 3 chilometri. Complessivamente hanno partecipato per le due categorie 248 concorrenti, il più anziano dei quali aveva 72 anni, il più giovane 3. Presenti, anche per dare il via alle due categorie, atleti illustri come Fava, Rita Bottiglieri, Arrighi. La gara dei 7 chilometri è stata vinta da Riccardo Fruscione delle Fiamme Gialle davanti a Giorgio Cameo. Nella prova dei 3 chilometri, riservata ai giovanissimi, ha vinto Roberto Eleuteri. Al suo esordio, questo trofeo Galatea ha fatto registrare un buon successo e si è inserito felicemente in questo tipo di podismo che ormai in Italia interessa circa 1 milione di appassionati. Tradizionale appuntamento con la motonautica sulle acque del Po a Boretto per la 10ª edizione del trofeo internazionale dei due ponti, che sono quelli di Boretto e Guastalla. Il tratto è da percorrere 5 volte. Alla gara hanno partecipato un centinaio di concorrenti con una buona rappresentanza straniera. Ha vinto il milanese Hermes Prospero con uno scafo BPM da 8 litri. È scattato in testa alla partenza e non è stato più raggiunto. I favoriti Petrobelli e Besagni sono stati costretti a fermarsi al primo e al secondo giro. Prospero ha percorso i 100 km alla media di 164-106, migliorando di 90 metri il record di Petrobelli di 2 anni fa. Al secondo posto l'altro milanese Caimi, alla media di 153, che ha capeggiato la classifica degli entrobordo corsa da 2000 di cilindrata. La seconda gara della giornata, il trofeo internazionale Leonardo Mazzoli, riservato ai fuoribordo 350, è stato vinto dal padovano Fiorenza, già campione europeo, che ha preceduto il reggiano Landini. Si è disputata a Lezzano, sulle acque del lago di Como, la 6ª e penultima prova del campionato italiano di sci nautico velocità. La competizione ha fatto registrare un nuovo successo di Donato Trezzi, che quest'anno è stato il dominatore del campionato. Trezzi, in gara con il numero 38, si è matematicamente assicurato il titolo. La 7ª ed ultima prova, in programma domenica prossima,
servirà soltanto per decidere a chi toccherà il secondo posto. Sono ancora in lotta i fratelli Pierantoni e Guido Cassin, unitamente a Luigi Venini e Luigi Rusconi. La gara di Lezzeno, denominata 50 miglia dell'Ario ed organizzata dallo Sci Club Morgan, ha visto al comando nelle prime fasi Guido Cassin, davanti a Luigi Venini e Trezzi. Dopo il quinto dei 16 giri in programma, Donato Trezzi è passato in testa e non ha avuto più difficoltà a controllare la situazione sino al termine. Lo sci nautico di velocità è nato in Italia proprio a Lezzeno una decina d'anni fa. Sulla barca che traina il concorrente, con il pilota trova posto anche un osservatore che praticamente funge da allenatore. Donato Trezzi ha compiuto i 16 giri del percorso, pari a 67 km, in 47 primi, 11 secondi e 4, ad una media piuttosto elevata, chilometri 85,441. Nella scia del vincitore, gli avversari di sempre, i fratelli Cassin, Venini e Rusconi, che domenica a Lecco si batteranno ancora per conquistare il posto d'onore alle spalle del già campione d'Italia, Donato Trezzi. Abbiamo così concluso, grazie per la cortese attenzione a tutti, buonasera.